Ciao a tutti, eccomi ritornata con un video aggiornamento peso. Lo so, è da tanto che non ne faccio e vi chiedo scusa già da subito perché ci sarà un casino allucinante durante questo video perché ci sono gli operai e mia mamma che parlano e quindi vabbè, insomma, c'è un po', stanno martellando, stanno rimontando il bagno. Ci siamo, ho quasi finito e anche la cucina è praticamente a posto, quindi fra pochissimo ricomincerò con le video ricette. Per ora faccio questo aggiornamento peso anche perché mancano 24 giorni alla mia partenza per le vacanze e quindi il prossimo mese, insomma, il video aggiornamento lo farò prima di partire, io parto il 22 luglio e invece lo farò verso il 21, lo faccio il 21, lo carico all'ultimo per farvi sapere quanto sono riuscita a perdere prima delle vacanze. Per ora vi aggiorno sul mio peso attuale. Ve l'avevo già detto in realtà, chi è stato attento se ne è accorto. Peso 64, vuol dire che ho superato i 10 kg, ho perso 10 kg e 7 dall'inizio della dieta. Non che non avessi fatto il video aggiornamento peso, in realtà l'ho registrato, ma è successo un disastro. Praticamente stavo caricandolo su YouTube, detto in breve. Mi sono distratta, guardavo la TV, pensavo che il caricamento fosse stato eseguito, effettuato, con successo, cancello il video, vado a vedere online per sistemare, sapete, il titolo, queste cose qua, e non era caricato, cioè praticamente non l'avevo caricato, non so perché, e l'ho cancellato prima di controllare. Sono un genio, sì? E siccome non avevo neanche perso chissà che, avevo perso un chilo allora ho deciso di non rifarlo. Sinceramente più che altro non ne avevo tanta voglia, ho pensato vabbè, salto un mese, voi subito hai saltato un mese, avete fatto bene, e così eccomi qui a fare quest'altro. Voi a che punto state? Perché è un po' che non mi aggiornate. Soprattutto parlo con le persone che partecipano al progetto di dieta di gruppo. Dove siete finite? Siete già in vacanza? Come siete messe per la prova costume? Allora, mi rispondete qui sotto che io aggiorno il mio foglio. E ho pensato il 20 luglio 2021, dopo aver caricato il video, aspetto le vostre risposte. E se riesco il 22 mattina prima di partire, intendevo fare un video riassuntivo, cioè quello che siamo riusciti a perdere in tutto, e quindi è importante che mi rispondiate se avete voglia, anche se non avete perso niente, non è importanza, cioè non è che vi posso giudicare io. Se pensate che il mese scorso avevo perso pochissimo, fra l'altro avevo perso un paio di chili, un chilo e mezzo. Poi che è successo? Matrimonio, poi dopo l'addio al nubilato e tutto, non mio chiaramente, di una mia amica, e mi sono lasciata andare. Poi sono andata in montagna a mangiare in una baita allucinante. Un giorno dovremo fare un video in cui ci consigliamo i posti buoni dove andare a mangiare. Sto divagando. In ogni caso ci ho dato dentro e ho ripreso tutto quello che avevo perso, e poi in questo mese ho riperso un altro chilo e mezzo, un chilo e sette. Ho fatto il calcolo ed è improbabile che effettivamente io riesca a finire di perdere tutti i chili, cioè a parte il caso di carestia, non riuscirò certamente a perdere tutti i chili entro l'estate. Sinceramente non è che fossi interessata effettivamente a perdere tutti i chili che dovevo entro l'estate, ovvio, sarei stata contenta, ma era praticamente impossibile. Quindi ora partirò, cioè a luglio partirò, tornerò a metà agosto e da lì si ricomincia, non c'è problema, insomma. Alla fine io non lo faccio solo per l'estate, lo faccio per una questione di benessere mio personale e di salute. E basta, vi ho detto tutto. Ah, l'ultima cosa, non so se l'ho già detto, comunque lo ripeto, sto chiudendo la pagina pubblica su Facebook. Perché? Perché abbiamo aperto un gruppo. Il gruppo è più comodo per questo motivo. Se voi vi iscrivete alla pagina pubblica e pubblicate quanto pesate, quanto state dimagrendo, lo leggono tutti i vostri amici su Facebook, effettivamente può essere imbarazzante. Invece il gruppo è segreto, chiuso, non so come si dica. Praticamente vuol dire che se voi vi iscrivete al gruppo, quello che pubblicate o scrivete all'interno del gruppo rimane lì. Cioè i vostri amici non possono leggere, se non sono iscritti al gruppo, non possono leggere quello che voi scrivete sulla pagina del gruppo stesso. E quindi tante mi avevano chiesto di chiudere la pagina pubblica e di dedicarmi soltanto al gruppo, e così ho fatto, ho avvertito tutti. Quindi se siete ancora iscritti alla pagina pubblica, vi consiglio di spostarvi da lì, perché tanto comunque io non partecipo più, cioè non sto scrivendo niente, però sto aggiornando il gruppo
giornalmente. E è una figata perché sta prendendo piede questa storia di pubblicare le vostre ricette. C'è una sezione di foto, c'è un posto dove ci sono gli album delle foto. A destra lo trovate, c'è scritto visualizza le foto e cioè, ci sono tutte le vostre ricette, voi mi pubblicate la foto con la ricetta, con le calorie se riuscite e è una figata, stanno venendo fuori delle ricette proprio carine, anzi vi ringrazio per la partecipazione perché senza di voi chiaramente non avrebbe molto senso, cioè io da sola che scrivo e faccio e basta, colgo l'occasione quindi per ringraziarvi, vi saluto e un bacione, ciao!